E tipo, dato che compravi il Morales, quello là in sconto, tipo a 40 euro, raga, vi dava pure l'edizione vecchia, pure quello là. Poi, dato che compie 3 anni, ha dato pure l'edizione vecchia e pure l'edizione nuova. Sarebbe il Morales, quella nuova. Quindi c'ho pure il Morales e pure questo qua normale. Quindi, raga, io direi di platinarlo finché non iniziamo il Morales tra tipo un mesetto, tanto in un mesetto ce la dovrei fare a platinarlo. Mesetto, se sto in fissa ce la fa a platinarlo. Ragazzi, guardate che nuovo Spider-Man, no? Sì, perché mi c'ho ancora dei dati scaricati, quindi ho avuto culo perché se no dovevo riniziarlo da capo, raga, io. Oh, sono diventato più scarso a fare bot, sapete. Sai, un anno che non ci gioco. Però sono sempre buono a fare bot nei giochi, quindi ok, allora. Questo che dà? Andiamo a fare a botte, raga, qui. Capitano, questi soldati della Sable hanno sgomberato un intero edificio per prenderne possesso. Vabbè, ci voleva, raga. Ok, vedrò cosa posso fare. Fatto uno. Farsi avanti. Tirerò fuori le persone e li convincerò a sporgere denuncia. È una soluzione molto dolorosa. Porca troia! Ricordo qual era. Mina scatto, lancia ragnatela. Raga, non ho più bomba ragnatela, ragna elettrica. Ma hanno beccato, raga. Dobbiamo fare a botte. Raga, bisogna. Raga, è un casino. Questi si picchiano subito, eh. Questi si sanno picchiare, raga. Vabbè. Ragazzi, comunque questi cosi, no, lo voglio uccidere. Vai, uno fatto. Bomba ragnatela una, raga, ne abbiamo preso una. Ora muore. Che c'ho un'idea, andiamo prima a fare tutti i tizi con il cecco, perché beh, sparano anche loro, no? Oh, ma l'ho schivato! E mori. Dove so? Raga, così non mi dovrebbe far male.
raga, dato che non ci gioco da molto, però sono rimasto forte un pochino. Olè! Sta dicendo che sto distruggendo questo in mezzo. Ehi, rinforzi! Ora sì che è una festa! Easy stream! Spam! Madonna raga, li sto distruggendo. Raga, ma hanno troppa vita. Oh, che fai? Ma li ho fatti tutti. Raga, li sto distruggendo. Vi rendete conto che ci sono dei veri criminali lì fuori? Madonna, raga, li... Raga, madonna, che combo sto facendo? So cosa si prova a non avere un tetto. Per fortuna gli agenti Sable indossano corazze, che potrei anche esagerare. Vai, questo fatto. Ma che mossa era? Ma non sprecarla. Combo incredibile per l'ultima. Agente Sable, aiuto! Sono stato attaccato da agenti Sable! Aspetta un minuto! Eh? Urca! Dai, se non è morto ora, però... Pam! Da dietro! Pazzo di merda! Ma ha preso. Altri rinforzi? Certo che la Sable è una compagnia di gente di compagnia. Fatto quello là con lancia. Raga, li stiamo distruggendo. Oh!
Venite. Oh cazzo. Raga, due con lanciamissili è un casino. Distrutti. No! Pezzo di merda. Fatti tutti, raga, con un cazzo di vita. La più dura del previsto. Madò. Grazie a un cazzo, mi sono fatto un culo per salvarti. Capitano, le persone arrestate stanno tornando a casa. Molto bene, intanto ho convinto l'ufficio del sindaco che scattare gli elettori non l'avrebbe aiutato alle urne, quindi non si azzarderanno più. Continua, raga. Cioè, raga, questi qua li abbiamo battuti, raga, ma li abbiamo distrutti, eh? Allora, come prossima cosa vorrei andare a tipo ad attivare una torre, però ora vorrei fare una roba di piazza di cove. No, no, no. Un'altra telecamera. No. È Black Cat. Vabbè, fatto, boh. Fatto. In questa live, raga, vorrei attivare tutte le torri di riferimento, così abbiamo tutta la città sbloccata. Vorrei avere tutta la città. Che è? Lo farà a botte con qualcuno qui? Oh, pezzo di merda, qualche problema? Pezzo di merda? Eh? Pezzo di merda? Cosa peggiora? Dai, venite a fare botta. Pezzo di merda. Ma da un'altra parte. Ehi, sono in pausa. Non ascoltare chi dice che il costume è troppo attillato. Ehi, che si dice? Triangolo. Ma chi è Dottor Doom? Fa presto. Andiamo. Raga, ma è Dottor Doom? Ma che cazzo? Dobbiamo distruggere le bombe forse qui, se non mi sbaglio, raga. Sì. No, dobbiamo fare botte. Presto. Raga, in questi minuti. Raga, devo distruggerli senza subire. Raga, ma quel crash incredibile, raga, mi ha tirato un pugno, sono morto. Ma che cazzo? In tre pugni sono morto, raga. Raga, devo puntare a quello grasso per prima, eh. Ma che cazzo è, raga? Ma ogni suo pugno è...
Ok, quello grasso ho fatto, raga. Un altro grasso, no, vabbè. Mori. Cioè vabbè, quanti grassi. Oh! E beccati questo. Fatti easy. Raga, arati. Raga, ma arati. Raga, arati. Ti stai trattenendo, sembra. Mi accontento di neutralizzare attivi, non mi uccidi. A non trattenerti. Io non lo farò. Hai seri problemi, amico. Allora, andiamo ad attivare una torre, mo. Beh, solo i grassi erano più difficili da battere, però vabbè. Un piccione di acqua. Comincia la caccia. Acchiappare quei piccioni è una mia responsabilità. Non posso credere di averlo detto. Raga, proprio io ora sto cercando di platinare il vecchio, perché tanto mi ha dato con Spider-Man Miles Morales, mi ha dato pure questo qua vecchio in edizione perché compie 3 anni, raga, quindi un botto felice, raga, così almeno posso platinarlo. Che? Lo fa botte? Andiamo a sistemare Tremstone. Eh? Vabbè, proviamo. Dobbiamo fare a botte? Se si deve fare a botte, easy. Raga, ditemi nei commenti se vi piace il mio costume, che almeno... E se n'è andato, yeah. Allora, raga, scrivete nei commenti se vi piace il mio costume. Penso proprio che si deve fare a botte. Madonna, raga, questo qua mi scioglie. I solitari e le bagioni del signore della droga. Cazzo. Qualcosa di poetico. Ah, se lo dici tu. Non ho mai amato la letteratura. Oh, cazzo. Raga? Com'è che sei entrato in contatto con Martini? Sono il migliore sulla piazza. È venuto lui a cercarmi. Sai, se collaborassimo potremmo diventare una forza della natura. Ah, tu mi lucidi? Peccato per quel tuo vizietto di uccidere la gente. Oh!
morto, sta fermo! Ragazzi, qui dentro! Ricordi il nostro ultimo incontro? Come va il tuo genio? Sta una favola, tranne quando piove. Grazie per la premura. Devo fare piazza con lui prima di usare il mio antidoto. Devo liberarmi dei suoi scherzi per provare l'antidoto. Quindi mi... Prodotto interessante, vero? È la polvere di Lala. Il nome l'ha ideato il tuo reparto marketing. Sono io il mio reparto marketing. Oh, qua! E tu maruttucati! Cosa ha visto? Cosa ha visto, raga? Ha tirato un pugno fortissimo al tuo amico. Sei il nome di un buon dermatologo? Così puoi dire. No! Non direi che è molto facile liberarsi dei suoi sgherri, eh? Cioè, va... La droga negli inalatori ha un effetto di breve durata. Colpirò quando passa. Ma cosa? Sì, raga, è una bestia però, Scappare. Se hai qualcosa in testa, dagli qualche pugno e schivare. Hai qualche pugno, schivare. È come colpire un muro d'acciaio. Oh, tu, sto. Sì, vabbè, raga. Ma tu, Maruttu, cazzo! Non ti andrebbe di farlo. Sì, ma allora vaffanculo, Con quel martello di merda. Vaffanculo. Se il coraggio viene a far botte, non col martello, pezzo di merda. Giorgio, senza farmi un grano. Ah, da solo? E se usassi un antidoto? Ragazzi, qui dentro! E mo! Tu coglione! Faccio di merda! Senti, faccio di merda! Ma che Maruttu ca... Devo fare piazza pulita prima di usare il mio antidoto! E mori un pochetto! Pugno, pugno e schiva! Pugno, pugno e schiva! Devo liberarmi dei suoi scherzi per provare l'antidoto! Sì, ma allora che gioco di merda! Che gioco di merda, Questo qua si è buggato in me, madonna, non mi faceva muovere! Ma quanto è grasso, porca puttana! Che si usasse l'antidoto? Ragazzi, qui dentro! Sì, ma ogni suo pugno, madonna, ogni martellata e togli 10 di vita, madonna santa. Sta una favola, tranne quando piove. Grazie per la premura. Deve fare piazza pulita prima di usare il mio antidoto. Lasciatemi calcolare questo nordese. Sfondiamo la terra. Devo liberarmi dei suoi scherzi per provare l'antidoto. Il nome l'ha ideato il tuo reparto marketing. Sono io il mio reparto marketing. Avete derubato una strega vendicativa o cosa? Siete chiaramente vittima di un maleficio. Non facciamoci neanche. Sono strafatti, non riuscirò a stenderli.
prima, eh? Ti ma rotto, ma rotto cazzo, eh! Sì, ma quanto cazzo corri! Non ti andrebbe di fare una pausa per caso? Oh, Lonnie, sei stanco! Stai trascurando la cardio! È quasi esausto, ci siamo! No, non mi dire che di nuovo devo fare botte con questo, eh. Ma che ce l'ho fatta? Ma che ce l'ho fatta? Oh no! Oh cazzo! L'antidoto funziona! Chiudiamo i riti! Cos'è che mi hai sorpreso? Raga, diciamo che no, il martello non era un cazzo in confronto. Questo, madonna, toglie tutta la vita con un colpo. Tutto funziona. Chiudiamo i occhi. Niente di che. Un agente decongestionante. Farmaco da bar. Fiancato. O la va o la spacca. Via lingua. È normale. Ah, certo, normalissimo. Al 100%, credo. Uno di questi giorni spero tu decida di fare del bene. Apri una mensa per i poveri, magari. Se c'è da guadagnarci, ci si sono. Conti fatti, amo il mio lavoro. Grandi battaglie e grandi sfide. Tu e io siamo molto diversi. Oh cazzo! No, sì, raga, sì! Ma cosa? Ma che sto sfidando? Ma sì, faccio di merda! Eh? Faccio di merda! Sì! Ma fa culo! Possiamo dire che la tua narco-carriera è finita? Per favore? Certo, per ora, ma me la sono goduta. Non posso dire lo stesso. No. Questo è nuovo. È troppo chiederti di non esagerare ora che sei di nuovo, come dire, mortale. Non contarci. Senza rischiare la vita, non c'è gusto. Gancio sinistro notevole. Voglio la rivincita. Ma io no. Tu mi piaci. Ma che cazzo, raga, l'abbiamo sconfitto e ci ha detto tu mi piaci. Ma che è gay? Ultimo chiodo sulla bara. Mi ha dato un trofeo. Raga, cerco di platinarlo il più possibile. Guarda, l'hanno messo. No,
In carcere è stato più difficile da battere più di Fisk, raga, questo della prima missione. Dovrà rinunciare ai suoi poteri. Non aver dovuto. Orca troia. Fa che sulle spalle come se piovesse. Ma che cazzo di copia? L'anticovinaio Spider-Man. Pacche sulle spalle come se piovesse, la madonna. Un piccione di acqua. Sta scappando. Ma è fatto. Raga, l'ho distrutto il suo piccione, ci ho messo di più, ci avrò messo 10 secondi in più 20. Spider-Man, siamo quasi al completo. Rosa si affina ricongiunta con il resto della famiglia. Mi fa piacere. Conosci bene i tuoi amici tenuti, Abbastanza. Ma la vera esperta in materia era Sandra. Sandra? Oh, mia moglie. Beh, dille che ha degli splendidi animali. Oh, certo. Non mancherò, Spider-Man. Raga, allora mi voglio mettere un nuovo costume, perché questo qua, cioè, ora, cioè, allora, oh, dice a livello 41, buono. Posso crearmi sto costume? Che amo, no? Che è? Figo. 4 gettoni crimine, potere del costume. Blackout? Che cazzo è? L3 più R. Porca troia! Ah, ma lui dice su questo. Ah, su quello là che sembra quello là di Morales. Poi su questo qua che ora? L'energia in teoria. Raga, allora. Boh, tipo provo a mettere questo. Magari. Sempre lenta, Raga, allora mi voglio mettere quello là di Morales. Mettiamo quello là di Morales, raga, che tipo a tema, no? Non è questo di Morales. Eccolo qui. Tipo quello là che sembra di Morales. Raga, ora sembra tipo Morales. Sono su Spider-Man normale, sembra con una Morales. Continuo a ricevere email dagli ultimi sostenitori di Spider-Man, gli irriducibili ottusi che lo esaltano per aver smantellato un laboratorio gestito da un simpaticone noto. Cazzo ci fai qui? Ma è puttana questa, Puttana forte. Per fare birdwatching. Stavo ammirando i rapaci. Allora. Vediamo così. Quando ho notato un gruppo di uomini armati vicino a Belvedere Castle. Grazie della dritta, signorina. Stephanie, avvisami se posso esserti utile. Da qui godo di una visuale privilegiata. Grazie dell'aiuto, Stephanie. Che ci fanno degli uomini armati a Belvedere Castle? Dubito si tratti di turisti. Andiamo. Raga, andiamo. Comunque questa live durerà tipo un'oretta e mezza. Siamo a 34 minuti. Durerà ancora un'oretta. Sgherri di Fisk. Pessima notizia. Lo vedo!
a fare a botte con gli sgherri di fischio. Vabbè, gli sgherri di fischio erano facili da battere. Beh, all'inizio quando... Questo era l'ultimo. Ora scopriamo cosa avevano in mente. Così pochi. Non ho il quadro completo della situazione. Vediamo se troverò delle informazioni in questa chiavetta. Perfetto. Stefano, ma l'ha rubata al picciolo. Una chiavetta contenente delle prove. Un piccione, credo. Capita spesso. È la stagione degli amori, non mi stupisce. Piccione di merda. Grazie, vado a vedere. Ma come cazzo ha fatto un piccione a rubarla? Un piccione. No. Un piccione. In compagnia. Grandioso. Restituite la chiavetta, dannati sorci volanti. Prova a offrire loro un premio. I piccioni sono quelli estremamente intelligenti. Estremamente intelligenti, eh? Ehi, piccioni. Scusate per quella faccenda dei sorci volanti. Troviamo un accordo, ok? Se Fischio vi paga in mangime, posso offrirvene il doppio. Ah, regà, ma che è? Presa! Ma non è quello con la chiavetta. Oh! Ma fai, ok. Piccioni, rega. Ma non se sono intelligente. Guarda come scappano sti stronzi. Acqua. Trovato. Ho la chiavetta. Ah, pezzo di merda. Vediamo di capirci qualcosa. Li ho fottuti, raga. Cioè, avete visto la scelta che ho preso qui? Let's go. Ora sto facendo le missioni secondarie perché tanto... la madonna! A quanto pare stavano caricando un virus nella rete wifi di Central Park. No, vuoi vedere che mo mi riruba la chiavetta? Come ora che ci penso, è la stessa rete che uso io. Aspetta, il trasferimento è ancora in corso. C'è più di un punto d'accesso. Stephanie, devi essere la mia sentinella. Vedi niente di insolito nel parco? Vedo una coppia di gufi e... Grazie. Avvisami se noti qualcos'altro. Devo arrivare alla centralina prima che finisca la flotta. Senza portatile non possono completare il caricamento. Non fare caso a me. Raga, li devo battere prima di 2035. Grazie per la segnalazione. Vado. Altre due. Ma Central Park ha veramente bisogno di una copertura wifi così capillare? Pensavo che la gente venisse qui per staccare la spina. Raga, però sto mare... sto lago del cazzo mi ferma 30 anni, eh. Eccoli. Devo tenerli lontani dalla centralina. E oggi il turno è finito. Raga, non ce la puoi, è impossibile. Solo una, raga. Raga, madonna, quanto sto andando veloce.
Raga, un commento, raga, ora. Aspettate one sec, raga. Perché ora non posso leggere, fermi, faccio sto fight. Che figo, raga, però quando compri il morale ti dà pure una roba così, cioè fighissima. Raga, ti dà pure la vecchia storia, mi ha dato la vecchia edizione, raga. Aspettate, raga, guardate, che tanto posso far così, ciao! Ciao, cugina! Ciao, Marilena! Raga, sto spaccando il culo a tutti! Ah, i pezzi di merda! Ok. Easy! Fatto! Manhattan può dormire sonni tranquilli. Che è... bene, sto bene io. Oh no, sei in pericolo. Ci sono degli uomini armati. Blocca l'accesso al tetto e resisti. Sto arrivando. Dov'è? Devo raggiungere Stefani prima degli sgherri di Fisk. Sta rischiando la vita per colpa mia. Hanno quasi sfondato la porta. Sappiamo che stai aiutando. Grazie. Nasconditi, ci sono quasi. No, raga. No, raga, uccidono la... No, uccidono Stefani. Un civile, no, raga. Raga, ce la dobbiamo fare. Dividetevi e trovate la ragazza con il binocolo. Pezzo di merda, eh? Così ti rivolgi alla mia donna, eh? stronzo, ti rivolgi così alla mia donna, eh? Ti butto sotto dal tetto, pezzo di merda. Come vi rivolgete così a Stefani? Che è una tizia... così cos'ha, però è vecchia, eh? Però sta quasi per sfondare la porta, quindi ho detto dai, aiutiamola, sta troia. Infatti... devo raggiungere Stefani. Corriamo da Stefani. Grazie, Spider-Man. Troppe emozioni per un ornitologa dilettante come la sottoscritta. In realtà non devi dire grazie Spider-Man, grazie a Cost, in realtà, però... La tua vista da della mala di ottenere i dati sensibili di mezza città. Niente male, eh? In più ho scorto un nido di picchi muratori dal petto fulvo mentre prendevi a casa. Ma che... tipo. Sono splendidi, vuoi vedere? Grazie, ehi, cugina, te che dici, frate? Ho altri bosco a cui pensare. Ehi. Ma Marilena non mi ha cacato di strisce. Adesso sto andando al fisso. Gugi, fammi sapere se sei ancora in viva, almeno leggo i commenti, se no li rimetto con schermo pieno, almeno vedo meglio. Mettiamo sta cosa così a posto. Immaginate la scena. Qualcuno vi ammacca l'auto con un carrello della spesa. Quindi vi fermate alla prima carrozzeria. Ma l'officina fa capo a un trafficante di droga, Thurston, che proprio in quel momento sta duellando con Spider-Man. Insomma, com'è andata? Vabbè, sono entrato e ho visto Spider-Man. Stava affrontando un gigante con denti da squalo. L'unico e inimitabile Lonnie Lincoln, meglio noto come Tombstone. Forse si contendevano i profitti o le partite di droga. Pare esista una nuova tossina che tramuta la gente in zombie. Non saprei, sono scappato subito da quel bordello. Ti prego, capisco l'agitazione, ma evitiamo di usare certi termini. Questo è un programma per famiglie. Chiedo scusa, comunque ho fatto bene a filare. Perché poi sono arrivati i bombieri e polizia. Ah, i veri eroi, uomini enormemente dotati con gli attributi giusti. Ma non era un programma per famiglie. Levatemelo di torno! Ah, questo è fare a botte. Vai, famo a botte. La modalità è la stessa di quel bombarolo, ma
Stavolta impiega un drone per riempire la città di videocamere spia. Meglio raccoglierle ed eliminare il drone. Madonna santa. Segui il drone mentre semina videocamere spia. Luogo del tragitto per ottenere i punti bonus attraverso il campo di connessione blu. Ok. Ecco il drone. Ma io sì. E uno. Te levi. Una videocamera di qualità. Dieci secondi. Adesso tocca al drone. Poteva andare meglio. Non male. Hai talento. Anch'io ho talento. Pezzo di un call center automatico. Beh, almeno hai eliminato le videocamere. Cioè, ragazzi, fa più progressi ora che in tutti i due anni che ci gioco. Ragazzi, fa più progressi ora che in due anni che ci gioco. Madonna santa. Oh, ma dove va? Ah, è qui. Qui. E allora, raga, chi è in live può scrivere, tanto lo leggo. Allora, questa qua. Fatto. Andiamo a prendere l'altro. Dobbiamo prendere l'altra torra. Niente male. Metà delle critiche anticritiche sono attivi. Quando Spider-Con scende in campo, costi il caso viene. No. Non l'avrebbe mai ammesso, ma il capo iniziava ad apprezzare Spider-Con. Il suo approccio trasversale era a suo modo rivoluzionario. Avrebbe cambiato idea, prima o poi. Easy. Andiamo ad attivare pure la prossima, abbiamo finito con le torri. Teoria. In teoria abbiamo finito con le torri nella prossima, cioè dopo la prossima torre, raga. Abbiamo finito con le torri, rega. Comunque chi in live può scrivere, tanto lo leggo, rega. Allora. Qui. Easy, così facciamo prima. Madonna, proprio professionista. Oscorp. Ma che così. Fatto. Tutte le torri di
e di, come cavolo si dice, di quartiere sono attivi. Sono attive, anzi. Oh, mi segno un combattimento, raga, andiamo a fare il combattimento. Questa Black Cat. Scommetto che la ricezione è perfetta qua su. Ragazzi, ditemi nei commenti se sono un po' picchiare di Spider-Man. E bamede. Io gli ho spaccato il culo. Accidenti, non volevano proprio farmi entrare. Geronimo. Buia. No, non ha detto Geronimo, ha detto buia. Let's go. Raga, la mia play fa un botto di rumore perché si sta cacando addosso nel frattempo. MJ, sono alla quarta tappa della lista. Non tentano nemmeno di fingersi un'attività onesta. È triste quando i criminali perdono passione per il proprio lavoro. Vedo di scoprire qualcosa. Raga, lo devo prendere. Raga, mi hanno beccato. Si fa botte. Dove siete? Easy, uno fatto. Un altro. Ma questo è tutto l'ombra per me? Ma non c'è nulla. Ma non c'è un cavolo. E gente di me. No, c'è quello bruttissimo con me. Oh, vado che dovrò. One, two, e chi c'è? Oh, raga, si è buggato. Raga, mi fa lanciare. Dai, raga, il grassone l'abbiamo attaccato perché il grassone dovevo. Questo qua mi ha tirato una bella botta, Sto stronzo. Ehi, dei rimpiazzi! Il ruolo di demoni assassini sarà ora affidato a altri demoni assassini! Bam, che mossa me! Raga, che boll, che mossa ho fatto me! Raga, me sto facendo troppo io, però non vale così, Raga, ma gli hanno fatto troppo scarsi, visti, Rinforzi, o siete solo paparazzi vestiti eleganti? Paparazzi! Già lo sospettavo. Paparazzi. Agli enti di carità di abiti, libri, raccolgono tutto dalle cassette delle offerte sparse in città. Una rete di distribuzione perfetta per muovere la droga, ovvero la loro effettiva priorità. Oh, che cazzone!
Come avete fatto ad arrivare così presto? Escluderei la linea 6! No, raga, l'ho schivato! Raga, l'ho schivato, vaffanculo! Raga, l'ho schivato, però non vale, eh! Che due palle, raga, l'ho schivato! Raga, devo fare tutto da capo? Bene. Ok, matto. Raga, mi hanno beccato. Raga, se voi non avete capito, questi qua sono demoni cinesi, eh. Vai, quello grasso buttato via, fanculo. Come avete fatto ad arrivare così presto? Escluderei la linea 6. Raga, no raga, ho fermato un secondino il gioco perché devo guardare una cosa. Ho fermato un secondino il gioco, raga, perché dovevo, Devo vedere se arrivano i commenti, raga. No, raga, non ci sono commenti. E pezzo di...
riconoscervi con quelle maschere. Non vedo molte varianti, no? È vero. Col grassone. Easy, quella con la vista mi si è fatto super easy. Spaccato la porta. Fatti! Madonna raga, c'è voluto per fargli questi, eh? MJ, ho messo al sicuro la zona. Perfetto, farò una soffiata anonima. Scommetto che nelle cassette sotto i jeans di seconda mano la polizia troverà qualche sorpresa. Porca troia raga, mi fanno male le mani. Mi fa male la mano. Usa se esegui tre attacchi da muro, se continua va. Io l'ho fatto e basta. Che poi, che trofei ci sono da fare poi? No raga, voglio vedere che trofei ci sono poi da fare. One sec. Poi c'è da fare l'intraccia Black Cat. Completa tutte le missioni secondarie. Completa 10.000. Completa 10 eliminazioni in auto. Questo qua lo farò. Completa una partita a difficoltà ultimate. Ah, ma quelli là sono. Sono altri trofei quelli. Ora noi andiamo sui trofei proprio del gioco. Allora hanno presi 1, 2, 3. 27 ne ho presi. Allora, poi cosa c'è da fare? Cattura tutti i piccioni di Howard. Vabbè, quella si farà quando, vabbè, faremo... Crea 15 potenziamenti. Ricerca e sviluppo. Completa tutte le stazioni di ricerca. Ok. Completa almeno una volta ogni sfida di Taskmaster in città. Pugni roventi. Acquista tutti i costumi, completa tutti i crimini della frazione in quartiere, smantella tutti i covi detenuti, smantella tutti i covi di Fisk, smantella tutti i covi amposti della Sabon, rintraccia Black Cat, ottieni tutti i zaini, vabbè l'ho già fatto, amo Manhattan, completa a 100% tutti i quartieri, sblocca tutte le abilità, è la Madonna. E vabbè, mancano una cosa come tipo 10 trofei, una cosa come 10-11 trofei, rega. Cioè per oh, voglio vedere con a che punto sono messo con le abilità. Abilità, vediamo che abilità. Ora che abilità che cos'è? Ah no, questo. Che è? Che è costo 1? Missioni. Ragno di Almer. Chinatown. Piccioni. Andiamo dai piccioni.
piccione. Vieni, non ti faccio niente. Raga, dobbiamo prendere il piccione per forza, almeno ci dà. Speriamo che non mi veda nessuno. Ho fatto meglio per dire, eh. Dove cazzo va? Allora forse mi scappa questa. Preso! Scappa, raga. Ok, un piccione l'ho preso di nuovo. Cazzo vuoi fare di nuovo un secondo te? Let's go! C'è raga, una di manini, questa incredibile. Cosa? Ok. Boh. Questo laboratorio attira gli occhi per analizzarne le feci. Sì, esatto. Ho frequentato un master in finanza per finire a studiare la cacca di piccione. Scherzi a parte, possono contrarre malattie trasmissibili all'uomo, quindi dobbiamo tenerli in salute. Non sai quanto vorrei essere lì per godermi le tue battute a tema escrementizio. Ma che... I piccioni hanno contratto un ceppo di influenza aviaria molto aggressivo. Ed è già mutato in una forma trasmissibile all'uomo. Ok, il laboratorio di Harry disponeva di tutto il necessario per un vaccino. Devo diffonderlo prima che i piccioni si comportino come i topi ai tempi della peste. La soluzione migliore è disperderlo nei tre principali snodi migratori. Per fortuna la stazione me li ha indicati. Il primo punto migratorio è il parco. Gli uccelli della zona diffonderanno il vaccino ai loro simili. Ah, lo devo trovare io con Rada. I piccioni tollerano la mia presenza nei cieli. Devo loro un favore. Ammetto che gli Avengers non vanno mai in missione cacca. Ci sono. Il vaccino si propaga nell'aria. È sufficiente spruzzarlo sugli alberi. Scusami! Ho appena lanciato un'altra. È un questo premio.
Ok, uno sistemato, altri due. E che volete, belle puttane? Lo spray non è nocivo per le persone o gli altri animali, ma curerà i piccioni. O scatenerà un'apocalisse di uccelli zombie. Basta fa così, eh. Ne resta solo uno. Chissà cosa si inventerà Jameson questa volta. Spider-Man diffonde scie chimiche. Amo aiutare gli animali. Non mi danno del criminale e non mi sparano addosso. Sarebbe eccessivo se aggiungessi il veterinario al mio curriculum. Ci sarebbe. Easy, una fatta, seconda fatta. Con permesso. Oh, ecco Spargi. Mannaggia il bocchino, non la prende. E non la prende. Non prende il suo vaccino di merda! Ma che cazzo, non prende il vaccino! Dio, bello. Tenendo premuto L1, gioco di merda. E cadi a terra. Ci voleva molto. Meglio controllare i piccioni per sicurezza. I piccioni. Chiedo scusa. R3 per guardare i piccioni. Niente piccioni zombie. Nikola Tesla dava da mangiare ai piccioni. E anche la madre di Eddie. Ci portava qui spesso. Beh, ragazzi, cosa dire per questo live è tutto. Lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e bella. Easy.